Il paracadutismo, oggi considerato una disciplina sportiva, nasce in realtà come un'esigenza militare. Oggi è considerato tra gli sport più estremi, proprio per l'emozionante sensazione della caduta libera che separa il momento del salto dal momento dell'apertura della vela. Sono Patrizia De Gennaro, sono un jump master, un assistente di caduta libera presso il centro di Sky Team Cremona, dove ci troviamo in questo momento. Faccio parte dello staff, ho 3.000 lanci, istruisco ragazzi che vogliono iniziare un corso vero e proprio e in 7 lanci riescono comunque a portarsi a un livello soddisfacente per saltare in sicurezza da soli. Questo è il nostro campo scuola dove partiamo per i nostri lanci. Saltiamo in zona di 1 o 2 km abitualmente e rientriamo tutti nello stesso punto. Da qui partiamo e qui dobbiamo ritornare. L'aereo ci porta di solito a una quota di 4.200-4.500 metri. Dal momento in cui saltiamo abbiamo circa 1 minuto di caduta libera perché il nostro corpo in velocità raggiunge circa 190 km orari e percorre 1.000 metri 20 secondi. Verso i 750 metri abbiamo una quota di sicurezza in cui dobbiamo aprire e poter reagire ad eventuali emergenze. 7 minuti e 10 sono poi di paracadute aperto in cui ci portiamo sul nostro punto di atterraggio. Che cosa si prova quando si salta? È molto soggettivo, io provo una libertà immensa, sono padrona del mio corpo, della mia vita e sono la persona più felice del mondo. Sono Roberto Sala, sono un istruttore di Sky Team Cremona, abbiamo la base qui all'aeroporto di Migliaro di Cremona. Il corso comprende 8 lanci, dopo gli 8 lanci praticamente un allievo arriva a essere autosufficiente, quindi saltare in sicurezza e diciamo è una prima fase che viene terminata in 8 lanci. Dopodiché si passa alla fase successiva con il perfezionamento di quello che si è imparato nella prima parte e fino a dare una licenza che è una licenza rilasciata dall'ente nazionale aviazione civile. Il paracadute viene ripiegato circa in 5 minuti. Dai 5 ai 7 minuti, dipende dal tipo di paracadute e dalle dimensioni, però massimo, un ripiegatore esperto massimo impiega 5-6 minuti. C'è un paracadute principale, uno di riserva, il paracadute principale se ha un malfunzionamento viene sganciato, ci si libera il paracadute principale e si apre il paracadute di riserva. Il paracadute di riserva ha le stesse caratteristiche del principale, quindi abbiamo un altro paracadute che è appunto una riserva, una sicurezza. Il sistema di apertura automatico del paracadute di riserva si chiama Cypress, nel maggior caso è usata la Cypress e apre il paracadute di riserva a una quota definita, a una tot velocità, quindi se io supero la tot velocità quella quota interviene automaticamente. La sicurezza ci teniamo, quindi chi non ha la Cypress qui non salta. Per fare un tandem basta l'abbigliamento sportivo, quindi comodo, un paio di scarpe da ginnastica, la tuta la forniamo noi insieme agli occhialini e quant'altro serve, quindi
solo la voglia di saltare e abbigliamento comodo. Of a traveling show, my mama used to dance for the money they throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. Io sono Zanazzi Mauro di Sabbioneta. E volando, facendo paracadutismo da una decina d'anni, mi sono diciamo specializzato nel volo alato, viene chiamato. Volo con la tuta alare. Quella che diciamo ha presentato al mondo Patrick de Gaillardon, il francese scomparso alcuni anni fa. Questa tuta alare, che è una tuta diciamo normale, ma consente di planare, in poche parole di scendere rallentando la caduta e prolungandola in avanzamento, composta da due ali, diciamo due superfici di tela, di tessuto, che aiutano la frenata e la planata, diciamo, il rallentamento della caduta, e una che viene applicata in mezzo alle gambe. Invece in pratica di precipitare verticalmente a 200 km orari viene rallentata la velocità a 80-90 circa e permette un avanzamento ai 120 km orari in avanti, in poche parole è un rateo di discesa di 35-40 gradi in obliquo in pratica. Il prolungamento del volo, chiamiamolo così, è al posto dei 40-50 secondi normali della discesa in verticale ai quasi 2 minuti, quindi sono 120 secondi più o meno, dopo dipende dal peso, dalla evoluzione della tuta alare, perché ci sono quelle arretrate, quelle migliori, quelle già più moderne. E questo penso che sia veramente il modo migliore per volare, perché non si usa né un motore né un qualcosa di, diciamo, artificiale, sì, perché è una tuta, però è proprio il tuo corpo che è nell'aria, quindi senti che stai volando tu come se, tra virgolette, fosse un uccello. Infatti tra noi ci chiamiamo pipistrelli o uccellaci o insomma uomini volanti. Una di queste marche di paracadutismo, di tute per paracadutismo di volo alato, si chiama Birdman, che tradotto dall'inglese è uomo uccello in pratica, la Phoenix Fly e altre ancora. E penso che sia un modo per divertirsi esagerato. Allora, io sono Laura Fontanella, ho 17 anni da qualche giorno. È un anno che mi lancio, finora ho fatto 70 lanci. Diciamo che questa passione me l'hanno trasmessa i miei genitori, perché entrambi sono paracadutisti e si sono anche conosciuti in un aeroporto e si sono anche sposati in un aeroporto, in volo addirittura. Sono quasi cresciuta negli aeroporti, quindi per me non dico che sia normale, però quasi, è quasi una quotidianità, e quindi anche andare su non c'è la paura, c'è la consapevolezza che sia uno sport comunque estremo, però non c'è la paura, perché ormai fa parte di me, sono cresciuta con questa cosa e ci convivo. Spero di gareggiare un giorno, come fa adesso mio padre, come ha fatto mia mamma in passato, e spero anche di vincere dei titoli come loro. It's just love. Yeah. Why must I?